La situazione attuale delle imprese è molto grave perché tra il dopo lockdown, l'insicurezza, perché non sappiamo quanto resisteremo e quanto durerà. Questo comporta che la gente non spende su tutti i settori, il settore commerciale, perché non dovendo andare in giro e non dovendo avere eventi e tutto, la gente non compra, compra solo pigiami e qualcosa per restare in casa. Il problema che manca al mondo dell'artigianato è la mancanza di mercatini natalizi, che a Palermo dava una boccata di ossigeno non indifferente, questo non ci sarà. Ci saranno le piattaforme, ma le piattaforme non sono sufficienti. È un problema generalizzato. Palermo non è il coprifuoco alle 22. A Palermo, allo stato attuale, per tutte le attività, e dico tutte le attività, è alle 16. Per cui bisogna cominciare a lavorare su quando finirà, come finirà e come saranno le imprese dopo. Il ristoro è sempre poco rispetto ai costi che ha oggi un'impresa. Un'impresa deve pagare la locazione, deve pagare le bollette, dovrebbe pagare le tasse che al momento vengono rinviate. Ma se questo è un rinvio e non si fa l'anno bianco, noi non saremo in grado di pagare. Quindi il dopo lockdown, il problema sanitario, che lo metto al primo posto e non si discute sulla sicurezza nei locali, su tutto, che anche questo è un costo per le aziende, alla fine noi ci ritroveremo, alla fine di tutto, avere risolto il problema sanitario, ma avere posto un gravissimo problema, perché da marzo si può licenziare, mancando il lavoro siamo costretti a licenziare, quindi avremo una disoccupazione maggiore e un problema maggiore da affrontare. Noi chiediamo non pagare tributi, non pagare tasse per arrivare al 2021 in una maniera migliore.